Abbiamo coingentato gli ingressi nella previsione che molto probabilmente c'era anche da misurare la temperatura dei bambini all'ingresso. In realtà questa cosa non è stata più fatta, ma ci sono serviti questi spazi creati ad hoc per i bambini in modo di esercitare il più possibile il distanziamento e non creare ovviamente una situazione di affollamento fuori dalla scuola. Le classi che entrano tra le due scuole, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, alla scuola diciamo secondaria di primo grado, sono all'incirca 730 bambini, quindi capite bene la grande difficoltà di dover dare un'indicazione di entrare tutti insieme. Primo giorno di scuola, prima elementare, quindi grande emozione in famiglia. No, non siamo particolarmente impauriti, siamo molto fiduciosi, speriamo nell'organizzazione della scuola che mi pare ottima. E già la prima impressione ci sembra ben organizzata, quindi speriamo che funzioni tutto. C'è l'incertezza, purtroppo quella c'è, ci dobbiamo un po' convivere, però la bambina è abbastanza serena su questo. Abbiamo preparato tutto, sì, abbiamo messo nello zaino tutto quello che ci hanno chiesto, quindi... Che cosa vi hanno chiesto? Di mettere una mascherina in più, di mettere una borraccia che è molto carina, abbiamo preso col suo nome e niente, poi abbiamo messo tutto quello che serve per evitare che si diano in prestito le cose, quindi abbiamo avvisato la bambina, però con tutta serenità, di stare un po' attenta, ecco, di stare distanziata. Ma io ho fiducia nelle maestre che adesso spiegheranno tutto sicuramente meglio di noi, insomma. Stiamo avviando un progetto, ancora deve essere lanciato ufficialmente, ma nelle nostre intenzioni c'è la volontà molto forte di fare uno screening costante nella scuola su tutti i bambini e su tutto il personale, oltre che fare formazione e informazione, per prepararci ad affrontare questo momento della ripresa scolastica. I banchi sono arrivati una piccola quantità di quelli che abbiamo ordinato in proprio. Stiamo attendendo i banchi del commissario straordinario. Mi hanno assicurato che tra una decina di giorni dovrebbero essere qui, se non tutti, ne abbiamo ordinati 570, almeno una parte. Nel frattempo, è il caso di dire, ci siamo arrangiati. L'arte di arrangiarci, l'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia di aprire, la grande resilienza dimostrata sicuramente da me, dal corpo docente e dai genitori, ha fatto in modo che oggi si potesse partire.